We do need hope. Of course we do. But the one thing we need more than hope is action. Le sentenze di tutto il mondo stanno calcando le strade, si stanno riprendendo le piazze di tutto il mondo. Sicuramente la minaccia apparentemente non sembra tangibile per noi in quanto non lo sentiamo, non lo avvertiamo in modo concreto, però spero che questo corteo non sia un espediente per non andare a scuola o per fare tutt'altro, ma un punto di partenza per sensibilizzare, per comprendere la vera natura di tutto ciò che succede, la vera natura del futuro che ci aspetta, e spero tanto col tutto il cuore. Io mi trovo in una scuola di 1200 alunni e siamo soltanto 10 che ce ne siamo andati. E ho cercato di motivare quante più persone fosse possibile a partecipare, indipendentemente dal destinatario, perché molti mi dicevano: ma sì, il destinatario materiale non è qua, è un destinatario astratto. Il momento della tua coscienza è fondamentale. Basta. Basta il biocidio, basta i cambiamenti climatici, basta le grandi opere inutili e dannose. La lotta non finirà qui, noi ci rivediamo il 23 marzo in piazza a Roma per provare a costruire un percorso che sia lungo, che sia largo, che sia inclusivo e che possa tenere dentro le lotte di tutti quanti, da chi lotta da 25 anni sul proprio territorio per la devastazione ambientale, per la microdiscarica, per le fonderie Pisano a Salerno, per l'inceneritore di Acerra, fino a chi lotta per i cambiamenti climatici da qualche mese come Greta Thunberg. Non più usare la plastica e in più pannelli solari. Quindi il cambiamento primario parte da noi stessi e questo è il trucco. Ma la vedo molto partecipata, la cosa mi fa piacere, anche perché un tema così delicato come quello dell'ambiente è giusto che sia partecipato non solamente dagli studenti ma anche da lavoratori, da disoccupati e da tutti quanti. Dobbiamo dare un segnale, perché se non lo facciamo noi, chi lo fa? Noi saremo quelli che ne risentiranno di più di questa cosa, perché da qui a 12 anni la situazione sarà non recuperabile. Quindi o ci svegliamo adesso e facciamo svegliare gli altri adesso, non lo faremo mai più. È arrivato il momento di farci sentire e capire che non è un problema così lontano come molti pensano, ma è più vicino di quanto pensiamo e dobbiamo fare qualcosa più presto. No, non possiamo più aspettare che sia qualcun altro a fare qualcosa, dobbiamo iniziare noi. Per far capire alle persone che non è più una cosa lontana, è una cosa che sta succedendo e riguarda il nostro futuro, ed è importante che noi ce ne rendiamo conto e che qualcuno faccia finalmente qualcosa, che noi facciamo qualcosa. Mandare un messaggio, far capire ai potenti di questo paese e del mondo che noi ci siamo, esistiamo e vogliamo cambiare. Non si sente niente però. Vabbè. Professoressa, non si sente niente, ci sentiamo dopo. A dopo, professoressa. Inquina l'ambiente e sono vincente. Questo è l'evento forse
fosse più grande a cui la nostra generazione abbia preso parte fino ad ora. Il cambiamento climatico è la guerra che noi dobbiamo combattere, che noi ci ritroviamo a combattere, la nostra generazione. Smuovere un po' gli animi di tutti e convincere tutti a fare qualcosa per cambiare questa situazione che interessa, anche se nessuno se ne accorge, tutti. La terra è nostra, il futuro è nostro, non ci può essere tolto. E dicono gli scienziati che abbiamo 12 anni, quindi non lo sto dicendo io, e se continuiamo così secondo me ne saranno anche di meno, quindi credo che dobbiamo veramente muoverci e fare qualcosa per questo pianeta. Non è un caso che, diciamo, negli ultimi anni aumentino di continuo malattie cardiovascolari, ma anche tumorali legate evidentemente a tutto quello che respiriamo, che è frutto ancora una volta del sistema di sviluppo in cui viviamo. Io penso che in generale il problema dell'ambiente sia la priorità assoluta per rispetto a qualunque settore, in qualunque altro problema viene dopo il nostro futuro, che è la cosa principale. Il futuro è nostro! Se ci inquinano il futuro, noi non viviamo! Dobbiamo combattere contro l'inquinamento, si deve fare qualcosa prima che non ci sia più tempo! Il mondo non può essere distrutto, dobbiamo distruggere il capitalismo, non l'ambiente, questo è il problema economico. Bisogna mettere in opera una vera e propria transizione ecologica entro i 12 anni che gli scienziati ci hanno detto essere la deadline. Sicuramente è una data che sarà ricordata in futuro, è una data storica e il nostro futuro è in gioco, quindi è giusto lottare per quello. È una giornata molto importante, io penso che ci devono stare delle giornate come queste tutti i giorni nel nostro cuore, perché noi in Africa viviamo un disastro ambientale, i multinazionali distruggono tutto e se vediamo che tanti giovani scappano è anche per il problema del climatico. Io spero che sia un inizio di un risveglio soprattutto da parte dei più giovani, che parta dal clima e che possa prendere un'idea politica un poco più approfondita. E i ragazzi sono il futuro, cioè se non ci sono i ragazzi in campo su quelli che sono i problemi ambientali è chiaro che non ci sarà mai un futuro, perché il problema è dei ragazzi, non è delle persone di 50 anni. È vero che la responsabilità politica è tanta, ma quella di ognuno di noi nella scelta del consumo che fa ogni giorno. Tutte queste belle cose, però noi quotidianamente facciamo il contrario, qui manifestiamo, andiamo, vai, continua Rosa. Andiamo a casa e nelle nostre scelte quotidiane distruggiamo il pianeta. Il singolo non può cambiare, ma tutti quanti insieme sì. Bisogna lottare veramente per buttare fuori le macchine e finirla con i combustibili fossili. Ma come generazione abbiamo qualche responsabilità noi? Beh, io penso che ce l'hanno quelli della nostra generazione che hanno comandato. Noi purtroppo non abbiamo comandato. C'è una continuità tra ieri, l'oggi e il futuro di questi ragazzi che vanno supportati. Noi abbiamo lasciato e abbiamo ripreso con loro. Loro sono il 68, ovviamente non il nostro, ma noi possiamo esserlo del loro. È chiaro che le coscienze si devono svegliare e le persone devono partecipare, perché allora, tanti anni fa, questa era considerata una battaglia borghese. Nel grande la responsabilità e ce l'abbiamo ancora. Basta pensare che adesso nei supermercati si vendono le confezioni di arance già sbucciate a spicchi. Ma dai, ma si può? This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Thank you.
Quello che mi ha stupito di più non è il numero dei partecipanti, quanto la qualità della partecipazione. È evidente che i ragazzi avevano studiato, si erano preparati, hanno fatto uno sforzo creativo, ma anche uno sforzo di riflessione. E si evince da tanti slogan che si sentivano, dai cartelli, ma anche dalla convinzione, dalla compattezza, un corteo senza sbavature, senza intromissioni, nessuno ci ha messo il cappello sopra, perché questa è una cosa nuova che nasce al di fuori di qualsiasi logica e strategia di parte, è un tema che unisce l'umanità e soltanto chi non capisce di stare sulla stessa barca degli altri può fare negazionista oppure negarne l'evidenza. Il compito delle istituzioni è quello lì di stare attenti ai movimenti che ci sono nella società, ma soprattutto ascoltare la scienza, soprattutto avere una visione complessiva per mettere a sistema tutto ciò che può essere utile in questo momento, non tanto a contrastare e non soltanto a contrastare il cambiamento climatico, ma a far sì che questo contrasto nasca dal basso, sia condiviso da miliardi di persone, perché non saranno le decisioni apicali a salvare il pianeta, sarà il mutamento del modello che nascerà dal mutamento delle richieste della gente. Come città metropolitana noi abbiamo un ufficio articolato, trasversale, che si occupa di ossigeno bene comune, abbiamo una delibera
che ha dichiarato l'emergenza climatica all'interno della nostra città metropolitana, il che significa che nessuna delibera può essere approvata se non contiene al suo interno il bilancio ambientale. Questo è uno sforzo enorme che va al di là degli investimenti che pure abbiamo fatti, è molto pesante sulla riforestazione del nostro territorio, che prevedono l'impianto di ulteriori 3 milioni di alberi in 3 anni nel nostro territorio. È qualcosa di molto più profondo, che significa saldare la politica al nucleo profondo di una nuova etica, che è la etica della condivisione, della solidarietà e della giustizia climatica.